Ministro, invece per quel che riguarda l'indizione del referendum, adesso tutti d'accordo sulla data del 21 giugno? Sembra che tutto di colpo la proposta che aveva fatto la Lega per ridurre a 2 le tornate di voto e comunque non far coincidere con il voto europeo, cosa che avrebbe reso l'operazione incostituzionale, ha trovato una via d'uscita. Quindi al di là del merito che ci vede assolutamente contrari, credo che la scelta del 21 sia la scelta di miglior compromesso possibile. Un passo indietro anche per quel che riguarda il costo relativo all'indizione del referendum, insomma la Lega era stata criminalizzata di voler sprecare ingenti risorse pubbliche, anche su questo un passo indietro. Vede, si poteva anche risparmiare non facendo le elezioni europee, ma bisognava farle, quindi si è ridotto al minimo l'onere, però bisogna ribadire che oggi è uscito il provvedimento dell'Abruzzo e non vi è un solo euro che viene tolto dalla tasca dei cittadini e quindi nessuna tassa, come invece qualcuno aveva anticipato. Abbiamo, con una brillante azione del ministro Tremonti, individuato le risorse senza andare, come si faceva in passato, con i soliti aumenti della benzina, delle sigarette, cose già viste e che non funzionano più.